Simone Velasco, Simone, una rimonta incredibile la tua, primo azzurro al traguardo qui in un mondiale gravel durissimo. Ma oggi sinceramente non me l'aspettavo proprio, perché ieri ho avuto una giornata difficile a Lombardia, ho comunque voluto onorare la maglia tricolore e portarla all'arrivo, e ho passato una delle giornate più dure in sera della mia vita ieri, e oggi ho fatto tantissima fatica, specialmente in partenza. Poi piano piano mi sono accorto che la gamba iniziava a girare, e sì, è stato un po' inaspettato, e una convocazione lampo così, e devo ringraziare comunque Daniele che mi ha dato fiducia, tutta la nazionale, i massaggiatori che ieri mi hanno fatto un massaggio alle 9:30 dopo Lombardia, quindi dai. Abbiamo visto arrivare a Lombardia appunto ieri abbastanza provato, come sono andate queste 12 ore fino insomma al via stamattina? Sei arrivato ieri sera qui in zona, com'è andata? Ma ieri ho preso la macchina al volo e sono partito qua in direzione hotel della nazionale, e poi tempo per due chiacchiere, un massaggio veloce e alla fine dai, siamo svegliati stamattina, e colazione abbondante che dopo Lombardia non fa mai male, e poi siamo partiti. Sei stato protagonista di una finale incredibile, no? Una bellissima rimonta, appunto primo dei nostri c'era De Marchi davanti, poi invece tu sei rientrato, un percorso durissimo, qual è la sintesi di questa corsa? Ma io ho peccato un po' in partenza, ma sapevo che dopo la giornata di ieri avrei fatto tantissima fatica, e poi quando ho preso il mio passo piano piano ho cercato di rimontare, e dopo in salita mi è rientrato Van Aert e siamo andati un po' d'accordo, e poi all'ultimo ho detto vabbè, provo ad attaccare, cercare un piazzamento e fare il meglio possibile. La maglia tricolore ti ha dato nuovi stimoli, no? Su strada quest'estate, e hai trovato, sembra aver trovato, no? Anche a livello morale e psicologico, quella spinta in più che ancora forse ti mancava. Oggi anche questa bella prestazione nel gravel, ti rivedremo ancora nel gravel il prossimo anno, insomma dove ti rivedremo, se già c'hai qualche idea anche di programmi di calendario 2024, resterai alla Astana ovviamente. Ma la maglia mi ha dato fin troppi di stimoli, infatti ho corso tantissimo, adesso sono arrivato veramente al lumicino, ho il serbatoio vuoto di energie, e però è sempre bello, come ho già detto, tornare sulle ruote grasse, perché no, magari il prossimo anno cercheremo anche di preparare qualcosina e di fare il nostro meglio. Adesso stacchi ovviamente, vacanze ci vogliono, dove andrai in vacanza? Ora ho ancora l'ultimo tour de force delle gare in Veneto, e poi farò un bello stacco che ho bisogno di recuperare un bel po' quest'anno. E allora in bocca al lupo e buone vacanze soprattutto. Happy lupo, grazie. Buone, grazie. Ciao.